39 giorni dopo l'inizio del lockdown, le famiglie più povere sono ancora costrette ad arrangiarsi, come questa signora, 4 figli in 50 metri quadri e il marito in carcere. Lavoro nelle scuole, le pulizie nelle scuole. E in questo periodo sta lavorando? No, in un giro di poco tempo ha uno stipendio comunque che mi aiutava ad andare avanti con tutta la famiglia, adesso non ho più niente. Ripeto, ho fatto alcune domande, ho fatto alcune cose, ma ancora non è arrivato niente. L'aiuto servirebbe adesso, e adesso ci sono difficoltà. Fra quanto dovrà fare un'altra spesa? Tra 15-20 giorni, spero 15-20 giorni, se non prima. E avrà le risorse per farlo? No, adesso no. L'assenza di liquidità in una fase come questa è un rischio enorme. La liquidità ce l'hanno le banche e le mafie. Ecco, dobbiamo chiedere alle banche, su ordine del governo, di fare presto, perché altrimenti le mafie saranno più rapide delle banche. Qui siamo davanti agli equilibristi della povertà, un contesto difficilissimo dove questo municipio di cui Torbella Monaca è solo una porzione è il più impoverito di Roma, il reddito medio di circa 17.700 euro a fronte di un reddito medio pro capite di 3 volte tanto, oltre i 40.000 del municipio 1 e 2. Un contesto in cui i servizi mancano, in cui l'accesso alle risorse di istruzione è bassissimo e le condizioni sono difficilissime. Siamo in presenza di una povertà strutturale e sistemica che insiste da tempo. Per cui torniamo alla precondizione per sconfiggere le mafie, che sta nella giustizia sociale. Senza giustizia sociale, senza uguaglianza, senza accesso alle risorse, ai servizi, alla sanità, non ne usciamo, la mafia vince. Posso chiedere come la vede? La vedemmo proprio. Lei lavora? No, lavora mio marito e sta in cassa integrazione. Cosa, dove lavorava? Lavorava all'aeroporto. E l'hanno messo in cassa integrazione dopo? Due miei figli. C'è un figlio che c'ha un bambino piccoletto, lavorava al negozio, hanno licenziato. Un casino per tutti. Allora, dottor Gratteri, lo dicevamo prima, questi servizi sono girati nelle periferie, ma più o meno...